Marco, io ho nel mio studio fatto una scoperta. Tu conosci quel famoso libro, lei conosce, forse letto, I viaggi di Gulliver? Sì. Ora questo si chiama Jonathan Swift. Questo Jonathan Swift è stato un famoso anche studioso di sociologia e dei problemi del troppopopolazionamento, E lui ha scritto qui un libro molto importante che io ho qui, dove esattamente il capitolo 2 lui riporta un discorso che lui ha fatto nel 1629, pensa quanto tempo prima di io, lui ha fatto questo al Parlamento di Londra, il Parlamento inglese, e lui fa questi propositi, come dici in italiano? Proposta. Questa proposta, perché nel 1629 nella città di Dublino, per i bambini c'erano le stesse condizioni dei bambini di Napoli adesso, e lui dice esattamente, Swift, qui, che voglio, che proponi che tutti i bambini d'Irlanda vengano tenuti in fide fino all'età di un anno, questi. E poi? Semplicissimo! Bisogna che questi bambini dopo un anno vengano presi alle famiglie e messi in lager. Come si chiamano questi grandi recinti che hanno tutto intorno del filo spinato, no? Del filo spinato perché questi hanno piccoli animali, cioè voglio dire questi, questi bambini scappa via altrimenti, no? E lì si dà molto da mangiare, ma molto che diventa grasso, così poi si prende quelli più belli, più grandi di più, e allora a questo punto queste sono le soluzioni. Si può fare boliti! Allora fai con olio e limoni, un po' di pepe e sale se vuoi. Oppure si può fare questi alla plancia, vivi proprio, plancia, questo mi piace molto, però da fastidio perché urla molto questo quando mette plancia. Oppure questo se hai tempo, questo bisogna avere molta pazienza e attenzione, allora si fa, si prende e si mette dentro in un bagno di aceto, si può mettere vino, e poi si mette rosmarino, noce moscata, chiodo di garofano. Timo, questo design, si prende questo, si mette, e questo è ottimo, che si chiama alla cacciatora. Scusi, professor Smith, io non so se ho capito bene, ma lei ci propone di mangiare i bambini? Non tutti, solamente quelli poveri, che nella città di Napoli sono esattamente l'85% della popolazione, perché tutti i problemi vengono risolti. Il gravissimo problema di aborto in Italia, adesso che si parla molto, no? E cosa importa fare l'aborto quando... Questo fatto fai boliti, no? Li fai boliti dopo. Poi per esempio, un altro problema è quello dell'infanzia abbandonata. Non è più necessario abbandonare perché questa è la cacciatora, no? Poi la città di Napoli diventa una città industriale. Perché questi bambini li puoi fare surgelati, per esempio, e si esporti, c'è molta richiesta, per esempio, in Sud America di questi bambini surgelati. Oppure, per esempio, scatoliamo, tutti in scatole si fa. Attenzione, però, voi non dovete fare quelli che, come dici, bidoni, no? Bidoni. Ecco, non fa questo, perché se tu scrivi, come c'è anti napoletani, attenzione, se tu scrivi bambini, non devi mettere dentro un gatti, oppure topi, quelle cose lì che a Napoli fanno. Bambini, metti bambini. Capito? Auf Wiedersehen.